Premio Vandalo, ben 15 che fra poco andranno agli ordini dello starter. Allora vediamo il campo dei partenti con l'1 Fallon Pred, Edoardo Baldi, 2 Florence Sergio, Vincenzo Gallo, 3 Fiordaliso San, Ferdinando Minopoli, 4 Freccia Win Leone, Giuseppe D'Alconso, 5 Fagiola Davide Angeletti, 6 Fieni di Casei, Romolo Sani, 7 Fly Fast CCR, Lucio Becchetti, seconda fila 8 Favoni RR, Davide Di Stefano, 9 Fly Store, Warner Martellini, 10 Forever Summer Black, Dario Battistini, 11 Fifth Avenue Griff, Vincenzo Luongo, 12 Fargo LJ, Roberto Luvolo, 13 Fly Fox, Giusy Savarese, 14 Fester Font, Antonio Simeoli, da sola in terza fila col 15 Family di Casei, Antonio Esposito 90. 100 metri esatti in questo istante allo stacco della macchina, con all'esterno cercano di emergere il Fieni di Casei e Flyfast CCR. All'interno c'è Fiordaliso San. È stata proprio Fagiola ad assumere l'iniziativa, subito rilevata da Fiordaliso San, che ha spostato prontamente dalla sua scia in anticipo su Flyfast CCR. Dal largo della seconda fila avanza subito in terza ruota Fester Font, che aggira Flyfast CCR e va al salchi di Fiordaliso San. Il quarto di avvio in un normale 32-3. È passato senza strappo Fiordaliso San. Terzo in corda c'è Fallon Pred, con all'esterno Flyfast CCR, poi ancora all'esterno Fargo LJ, con in scia Florence Sergio, che occupa così la quarta pariglia esterna, avendo all'interno Flights Tor. Ora Festerfont si limita ad accompagnare Fiordaliso San, muove deciso in terza ruota Fargo LJ, che va deciso a smuovere le acque, cerca anche di sorprendere gli avversari, mossa che riesce a Roberto Ruvolo, che a metà corsa si ritrova al comando su Fiordaliso San. Fargo LJ dunque il nuovo leader su Fiordaliso San, l'accelerazione dei primi sgrana il gruppo quando mancano 800 metri al traguardo. Fagiola ha all'esterno Fester Font, nel cielo del quale si sposta dalla corda Fallon Pred. In terza ruota avanza ora Florence Sergio, che cerca di scattare a centropista, seguito da Fifth Avenue Griff. Fargo LJ in vantaggio, al suo esterno si ripropone Fiordaliso San in anticipo su Fallon Pred e Florence Sergio. Per linee interne ha ripiegato invece Fester Font. Siamo ai 350 finali con Fiordaliso San, che va ad incalzare Fargo LJ e lo supera prima dell'ingresso in retta d'arrivo, poi Fallon Pred e si unisce anche Favonio RL, che taglia fuori Florence Sergio. Fiordaliso San in vantaggio, inseguito da Favonio RL, che supera Fallon Pred, sbaglia Florence Sergio. Per linee interne ha trovato un varco Family di Casei. Nel finale Favonio RL che attacca Fiordaliso San e lo stampa sul palo, con Family di Casei al terzo posto. 8-3-15, l'arrivo ufficioso della seconda di Capannelle, la vittoria proprio all'ultimo metro per Favonio RL, Davide Di Stefano, per Holger Elert al training e ai colori, il figlio di Mago d'Amore, reperito dei buoni varchi interni e ha potuto scattare in retta d'arrivo all'inseguimento di Fiordaliso San per piegarlo proprio a fil di palo. Varchi interni anche per Family di Casei, che alla fine emerge in terza posizione. Rivediamo il sorpasso vincente di Favonio RL ai danni di Fiordaliso San in zona traguardo, con Family di Casei al terzo posto e dunque 8-3-15, l'arrivo ufficioso 2-37, linea più linea meno sul mio cronometro, media intorno all'1-18-3, 1-18-4 per la vittoria di Favonio RL.